Oi, che state a fa? Fa caldo? Eh? Adesso facciamo un bellissimo tutorial e non sentirete più caldo, perché quando uno si concentra passa tutto, non si sente né caldo né freddo. Mia sorella va in giro per mercatini, e mi ha trovato questi bellissimi asciugamani di Mistolino, eccoli qui, guardate. Con il ricamo e i pezzettini di pizzo, non è tombolo questo, cioè questi sono dei pezzetti di tombolo, ma sono fatti a macchina, non sono fatti a mano. Vabbè, io so riconoscerli perché qui è la patria del tombolo, fanno tutto il tombolo, lo faccio pure io, perciò so riconoscerli. Però sono, guardate che amore, eh? Sono bellissimi, sono delle applicazioni che si comprano un po' dappertutto. Queste sono un po' più raffinate, queste applicazioni, guardate, però non è tombolo. Va bene. Ne ha presi due, me ne ha trovati e me l'ha portati a me per regalo, perché lei, come dice lei, io mi spasso, vado in giro, vado un po' a spasso e trovo queste chicchette. Lei ci va spesso. Sta in pensione, io sono in pensione, però raga, uno ci deve stare lì, se ci deve andare, ritornare, guardate, guardate che graziosi. Hanno il ricamino a mano, guardate che bel ricamo c'è a mano, e questi pezzi di pizzo. Oh, questo è un mistolino, è un mistolino. Come potete vedere, però, questi asciugamani sono rifiniti con la tagliacuci, lo vedete? Sia ai lati che sul bordo, sul bordo. Allora io ho pensato, siccome ho tanti merletti delle zie, delle nonne, bimbubà, adesso cerchiamo insieme un merletto che si può adattare come grandezza, e poi andiamo a rifinire i laterali. Allora, in questo caso prima rifiniamo i laterali e poi facciamo i bordi, sia sopra che sotto. Questa è la regola. Prima i laterali, poi facciamo l'orlo dalla parte dell'asciugamano dove c'è il ricamo, si fa un po' più alto. Ma se io trovo e so in fondo dall'altro lato si fa più bassetto. Però se io trovo un merletto che ci sta bene della grandezza giusta, non vado a fare l'orlo qui sotto perché qui ci posso applicare un bellissimo merlettino uncinetto, ok? Mentre da quest'altra parte io ci faccio il mio orlino con una rifiniturina che poi vi faccio vedere. Ok, mettiamo gli asciugamani qui, eh? Mi devo ancora organizzare col tavolo e prendiamo le mie secchie con i merletti. Allora, io già ho visto da quest'altra parte, però sono molto molto più grandi di quello che ho perché la larghezza dell'asciugamano è 56. Ah, per chi li vuole fare da capo a piedi, 56 larghi per, vediamo, 93 lunghi. Però l'asciugamano di solito si fa 1,20 m, ricordatevelo, 1,20 m la lunghezza. La larghezza potrebbe andare anche bene, anche se si fa un po' più largo, però la lunghezza questo è un po' cortino. Oh, ed è per questo che io cerco, lo andrò a allungare con un merlettino. Però vedete, questi sono bei merletti che magari li utilizzerò per, guardate, perché questi sono merletti da asciugamano. Però non mi va di metterli su questi, li andrò a mettere magari su un purulino, ok? Allora, da questa parte ho notato perché qui c'hanno poi per l'asciugamano è stato fatto, questo probabilmente mia nonna o la bisnonna, non lo so, o mia zia, non lo so. So soltanto che ecco, io ho riempito queste due scatole e poi c'erano ancora altri di merletti, perché dicevano, metti là che possono sempre servire.
vero, servono. Vedete, lo facevano con l'incasso e poi ci ha abbinato il merlettino. Così, questo sarebbe il merlettino con i rombetti, guardate. Perciò si mette l'incasso più il merletto. Va bene, vi ho fatto vedere queste chicchettine stupende. E adesso le mettiamo a posto perché mia nuora l'altro giorno me le ha rimessi tutti in ordine. Lei è più precisa di me ed è meglio così. Oh, andiamo a levare questa scatola e lasciamo quest'altra. Allora, io qui ho dei merlettini, oltre a tutti i centrini, c'ho tanti merlettini che ha fatto una mia zia, una mia prozia. All'epoca, quando li faceva, c'aveva 90 anni. Questi qui, vedete, io vorrei trovare appunto un merletto così carino, ma senza tante pretese, diciamo. Oh, questo si vede che è molto più lungo. La lunghezza è giusta, è questa. E adesso io andrò a cercarlo. Se non lo trovo, dovrò accorciare uno di quelli che c'ho. Tagliandolo, perché questi non sono merletti. E vi faccio vedere che una volta tagliati, magari si vanno a rifinire con un punto basso a uncinetto per bloccare, perché sennò potrebbero sfilare, no? Va bene. Io adesso, vedete, questo momenti ci facciamo un lenzuolo, io non ce lo vado a sprecare per due pezzetti. Così dovete fare voi, prendete le vostre bellissime, questo è troppo corto. Adesso tiro fuori, forse ho trovato. Guardate, senza perdere ulteriormente. No, 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 no. No, non è. Ah, sì, guardate, eccoli qui. Ho trovato. Mannaggia, questo è più corto. Mannaggia, zia Emma. lei faceva così, quando si finiva il filo, amen, si era finito. Non c'era problemi. Ok, cerco ragazze. Trovati i due merlettini, sono leggermente più morbidini, ma poi adesso vi faccio vedere che li imbastiamo leggermente più morbidi per poterli montare a macchina. Però possiamo pure applicarli a mano con un sottopunto fitto fitto, ok? Allora, se non avete i merlettini, voi ci potete mettere qualsiasi altro merletto di puro cotone, di pizzo sangallo, quello che vi pare. Perché tanto noi, l'ho detto, rispettiamo, diciamo, la base del colore della stoffa, però anche delle applicazioni. Per esempio, se io l'avevo colorato anche un pastello, un giallo, io ce lo mettevo lo stesso il merlettino, mi capite? Allora, a questo punto io ho i miei merletti, però devo andare a rifinire i laterali e la parte in fondo. Io, per andare dritta, siccome questo è un mistolino, sto sfilando un filo, vedete? Così, guardate. Aspettate che vi faccio vedere meglio. Prendiamo il filo, vedete? E sfiliamo. Se non volete fare questo lavoro, lo fate senza sfilare il filo, vedete? Perché questi mo ci vuole un po' di pazienza. Ok, lo vedete? Tirate. Guardate. Piano piano, così. Per non far staccare, spezzare il filo, vedete come faccio io? Ci passo il dito in modo che lo ammorbidisco, guardate, che se no sarebbe pezzetto, pezzetto, pezzetto. Questo, raga, 100 anni di questo lavoro, mi si sono giocati i tendini delle dite, dei pollici qua. E sono contenta di non doverlo fare più, sinceramente.
Adesso mi diverto con voi, amiche. Allora, la vedete già la sfilatura? Se non sfiliamo 2, 3, 4 fili, ci possiamo fare il punto a giorno, che lo possiamo fare pure a macchina, e ve l'ho fatto vedere in un altro tutorial, il punto a giorno fatto con la macchina. E io lo faccio con il punto Parigi o punto festone. Qui purtroppo per fare sto lavoro, se ci vogliamo fare il punto a giorno, non possiamo assolutamente, passarci lo zigzag o altre cose. Se voi non avete questo tipo di punto, fate una pieghettina così, vedete? Andate dritto alla sfilatura e lo riprendete a mano, oppure con una cucitura dritta. Va bene? Andiamo. Allora, guardate, questo è il secondo filo che io vado a tirare. Vedete come si tira meglio? Il primo filo è quello un po' più resistente. Poi dopo, guardate, lo vedete? Dovete avere pazienza con la prima sfilatura di filo. Poi, eccolo. Anche perché questo è un buon tessuto. Che ci sono quelli che proprio, guardi, io l'ultimo lenzuolo che ho montato mi ha fatto dannare 3 giorni per sfilarlo tutto, perché lì va sfilato federe, insomma, lo sapete. Ok, tirerò 3 fili e poi vedo se è abbastanza, ok, se non ne tiro un altro. Ok, vado col quarto, perché così voi quando lo metti in macchina vedete meglio il punto a giorno, come fare. Poi dopo metto il video sulle mani. Vedete già come va bene il filo, come viene, eh? Vedete? Lo ammorbidite per non farlo spezzare subito. E venghete. Anche perché voi sapete qual è il filo da tirare. Allora, di solito io non vado a casaccio, inizio diciamo con uno, poi proseguo magari sempre dalla parte superiore, non inferiore, o viceversa, come voi volete. Io quando sfilo, sfilo sempre la parte superiore. Non è una regola, eh? Così è un modo mio di fare. Perché così non mi sbaglio a prendere, a tirare il filo. Eccolo, lo vedete? Ok, adesso, una volta che io ho tirato i fili d'ambie, 4 fili di qua, 4 fili di là, e andiamo a fare il nostro punto, lo imbastisco, così, ago e filo lo imbastisco, e poi andiamo a rifinire la parte opposta dell'asciugamano, ok? Andiamo. Lo vedete? Sto imbastendo preciso, preciso il mio bordino. Così, vedete? Lo metto proprio preciso alla mia sfilatura. Allora, io qui c'ho la rifinitura della taglia e cuci. Il bordino l'ho fatto di 2 cm perché non mi va di stringere troppo, ma va fatto piccolo, eh? Il bordino ai laterali. Gli asciugamani vanno fatti, i bordini vanno fatti piccoli. Se voi non avete la rifinitura, logicamente voi non ce l'avete, dovete fare 3 centimetri e iniziate la prima sfilatura, ok? Così faccio io 3 centimetri e poi ripiegate un pezzetto dentro e imbastite. Vedete? Piegate col dito, con l'unghia, e cucite, imbastite. Da tutte e due le parti. Punto Parigi o punto festone, qui da me è il 56. 56 e me lo dà a 2,5, però diciamo l'ampiezza del punto qui a 2,5, invece
quello che dello zigzag, diciamo, no? Quello sporgente, me lo dà 3,5. Io l'ho rimpiccolito a 2,5 perché è troppo lungo, se no non simula più il punto a giorno, comincia ad essere un po' troppo punto fagiolo. Allora, 2,5 per 2,5, ok? Ve lo ricordate com'è il punto Parigi nella vostra macchina? Adesso prendo una carta e penna e ve lo faccio vedere. Eccolo, è questo, vedete? La parte piatta abbraccia qui, prende qui, e la parte lunga prende l'orlino, ok? Parte piatta qui e orlino di qua. 2,5 per 2,5. Andiamo. Adesso vi faccio vedere. Ah, io qui ho messo l'elettronico, non ho messo il pedale. Chi ce l'ha mettesse l'elettronico, perché noi tendiamo sempre un po' a tirare, a velocizzare, perché ci scoccia, almeno quello succede a me. E allora io ho messo, magari diminuiamo un pochetto la velocità e mettiamo il tastino. Facciamo fare alla macchina, che viene fatto meglio il punto, ok? Vedete? Ah, scusate, ho avvicinato per farvi vedere meglio. Vedete come va il lago? Ok, finisco e poi vi faccio vedere il dritto. Come... Ecco qui, lo vedete quando è carino? È logico che è un punto che noi abbiamo fatto, con la macchina da cucire semplice, perché io ho quella industriale che mi fa il giornino proprio e lo fa preciso preciso a quello che fa, sì, che si fa a mano. Però guardate, ecco, e abbiamo rifinito un bordino. Adesso andiamo ad imbastire l'altro lato e rifiniamo quell'altro lato. Vi voglio far vedere la parte del rovescio, ok raga? Eccola, questo è il rovescio e questo è il dritto. I laterali noi li abbiamo rifiniti, perché io vi faccio vedere tutto, passo passo, le cose che faccio, perché l'altro giorno mi stava interessando un tutorial, a un certo punto sto tizio ha cominciato, si capiva che non si sa dove è, e all'improvviso, senza far vedere come lo cuciva, come il pezzo era fatto. Allora dico, ma l'ha cucito lui o l'ha cucito Pinco Pallino? Ma... questo mi è sorto un dubbio. Allora ho pensato, no, devo far vedere bene alle ragazze come si fanno, perché come si fa? Dritto, rovescio, tu. Allora, andiamo oltre. E adesso noi rifiniamo la parte. Questa ci mettiamo dalla parte dove sta la decorazione, ci mettiamo il nostro merlettino qui sotto. Mentre... da quest'altra parte noi risfiliamo i nostri 2 centimetri e facciamo il punto Parigi che ci simula il punto a giorno, così. I nostri 2 centimetri, prendiamo posizione e sfiliamo qui e facciamo l'orlino. Allora, se noi non vogliamo mettere il merletto da questa parte, perché non ce l'abbiamo, perché la stoffa che abbiamo è di 1,20 m, noi facciamo un bordo, sempre con lo stesso, ecco, di 7-8 cm. Quando è questo? Ve lo dico subito. Ecco, 7 cm, io mi vado sempre a occhio, raga. 7 cm e qui sfiliamo e facciamo il nostro punto a giorno, senza mettere né merletto né niente, ok? Penso di aver detto tutto. Adesso io vado a fare la sfilatura da questa parte, ci rifacciamo il punto Parigi e poi andiamo ad applicare il nostro merletto. Ok, ragazzi, adesso andiamo a rifinire con il nostro merlettino. Se l'avete fatto a mano va bene, se no lo mettete di pizzo, di sangallo, è quello che vi pare. Allora, questo qui, il merletto, vedete, è quasi pari, quasi pari. Però la tecnica per montare un merletto bene è quello di prendere la metà dell'asciugamano, del pezzo da decorare. Vedete che tolgo sto filo,
così, perciò la metà, la metà del merletto, cercando di capire qual è il dritto. Nel mio caso il dritto è questo, lo vedete? Perché questo è il rovescio, guardate, si vedono i punti bassi al contrario. Questa zia Emma faceva sempre sti cerchietti, io li chiamavo, zia che fai, gira gira, leggiava sempre, perché poi non si finisce mai, perché fa tutti sti cerchietti e poi uniscili insieme. Ce la prendiamo in giro, povera zia. Vabbè, era anche una forma così per stare, guardate, lo vedete? Eccolo, piazziamo la metà qui e imbastiamo. Allora, come potete vedere, io adesso lo vado a cucire proprio 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 in cima alla mia stoffa. Ve l'ho detto, se no voi potete fare l'orlo e cucirlo sull'orlo piegato così. Adesso vi faccio vedere. Una volta che voi avete sfilato i vostri 7 cm, così, qui, e avete fatto il punto a giorno, voi potete mettere il vostro bel merletto, sempre se avete 1,20 m, lo potete mettere proprio in cima, così. Questo è un altro modo di fare, ma siccome dopo mi si accorcia troppo e quando lo metto sul il coso del bagno è troppo corto sto asciugamano, allora io lo metto proprio in cima, cercando, vedete, di far mangiare quella morbidezza in più, così. Metto prima le spille. E poi imbastisco e cucio con il mio punto Parigi. Allora qui voi potete benissimo cucirlo con uno zig zag fitto fitto, se non avete il punto Parigi, perché molti di voi, cara amica, lo so perché mi scrivete, non ce l'hanno sto punto festone, punto Parigi come lo chiamo io. Ecco, vedete, lo mettete un po' morbido e adesso io lo vado ad imbastire in modo da far rimangiare questa morbidezza mentre poi io lo cucio a macchina. Eccolo, andiamo, bastiamo, ecco, andiamo con quest'altro. Aspettate un attimo. Aspettate, voglio mettere meglio la ripresa che non si è visto niente. Oh, ecco qui, l'ho bloccato con il mio punto e vamos. Allora, all'inizio, siccome qua ci stanno, spostiamolo leggermente con la nostra macchina e poi andiamo. Ancora non si muove e noi, o se no ci possiamo mettere il pezzetto di carta, tutta quella solfa lì, ma noi facciamo prima così come facevano le nostre nonne, vi ricordate? Mettevano un pezzetto di carta qua dietro e così. Ma queste sono macchine più, non lo so se sono fatte meglio di quelle vecchie. Ok, adesso Pinco Pallino lavora e poi vi fa vedere tutto. C'è una mia follower, cara amica, che si chiama, che si è, il suo logo è Pinco Pallino, bellissimo. Pinco, lavora, dai. Andiamo. Ok, finito a montare il merletto. Togliamo l'imbastitura, guardate come è venuto. Dove sta la mia forbice? Dove sta la mia forbice? Togliamo l'imbastitura e sentite. Guardate, vedete? Abbiamo montato in modo che non sia tutto arrecciato, anche se era più grande. Ok, ragazzi, adesso io vi vado a finire
quell'altro e poi ci rivediamo. Ok, la vostra De Gabri sta finendo il secondo asciugamano. Ci vediamo a frappè. Questo uno è pronto, lo ripieghiamo così. Quest'altro. Allora, una cosa non ho detto, perché sennò poi me lo chiedete. Importantissima questa poi. Perché una signora mi ha fatto la domanda sul lenzuolo che ho fatto con l'olio verde, no? Dove monto un merletto o un uncinetto. Dice, ma la stoffa l'hai bagnata. Raga, prima cosa, se può bagnare una stoffa, questa non è stata bagnata, perché sennò non riuscivo a sfilare, come avete potuto vedere. Già è tribolato a sfilare, eh? Se noi lo andiamo pure a bagnare, poi lo laviamo pure, addio. Il filo non viene, non riusciamo più a tirarlo e oltretutto si spezza. Guardate, io è una vita che faccio questi lavori. Le tele quelle vecchie, quelle antiche, che stanno negli scantinati, ecco, io mi rifiutavo, perché adesso proprio non le lavoro, non lavoro più. E mi rifiutavo di lavorarle se non me le lavavano, eh? E allora queste che fanno? Infilano dentro la lavatrice con le quintalate di varechina, la chiamo io, e usciva questa stoffa tutta infeltrita, diciamo, anche se era di purolino, distrutta, tutta piegata, un macello. Allora, quando dovete lavare queste stoffe che stanno negli scantinati, nelle soffitte, le mettete con il detersivo liquido, una bassa temperatura, con il bicarbonato, detersivo liquido e bicarbonato, un paio di cucchiai se è tanto sporca, ok? Vedrete, è ammorbidente, o qualsiasi altro tipo di soluzione che decidete voi per ammorbidirlo. Perché poi il filo si spezza e non riusciamo a fare il puntaggiorno, perciò le lenzuola di mistolino o di purolino che uno compra non le bagna prima di lavorarle, le bagna dopo, al lavoro finito. Ecco perché di solito dico, non lavate i pizzi, non lavate, perché le lenzuola non devono essere bagnate. Non devono essere bagnate perché i fili poi non se... Tranne quelle super sporche di 100 anni fa, e però sappiate che non riuscirete a fare il puntaggiorno. Ok, mi pare di aver detto tutto. E adesso andiamo a piegare il nostro. Così, vedete come faccio di solito. Poi c'è la piegatura proprio del... E lo laviamo e lo stiriamo. Detersivo liquido. Se lo vogliamo sbiancare un po', togliere le macchie, ci mettiamo un po' di bicarbonato, un cucchiaio, punto! Punto, basta. Queste cose devono essere tenute bene. Ok, ragazze, vi mando un bacio e vi saluto. C'ho il tutorial distorto. Bibi, eccomi. Papà, guardate che carini. Uno li mette vicino, no? Non è caruccio? Presi dentro a questi cestoni che stanno buttati lì, perché dovete sapere che prima le ragazzine, magari alle ragazzine, si facevano fare questi lavoretti, no? Vedete il ricamino, e poi dopo non c'era nessuno che li rifiniva. Invece ci siamo noi che andiamo nei mercatini, prendiamo le cose non finite e c'è a 4 soldi, a poco prezzo, bellissimi. Guardate che belle cose che vengono fuori, eh? Aspettate che lo guardo, ve lo faccio vedere meglio, eh? Guardate, carinissimo, li possiamo mettere uno sopra l'altro oppure uno vicino all'altro. Eppure questa è fatta, mettete mi piace, condividete, guardateli tutti i tutorial, perché se no non sentite mai quello che dico. E mi chiedete, l'hai bagnata, non l'hai bagnata? Ho detto tutto, perché io le cose quando le faccio, i miei tutorial, me li preparo, un minimo me li preparo, come i bravi professori che si preparano la lezione per il giorno dopo, perché di fronte hanno dei ragazzi che sono anche
dei ragazzi competenti, dei ragazzi, e per non fare come si faccio io, perché di fronte io ho persone competenti, molto più competenti di me, perciò cerco di non fare brutta figura, ok? Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità, la borsa guarda che meraviglia, guardatevi lo tutorial che è spettacoloso, come ricamo coi nastri, e iscrivetevi numerose, vi mando un bacio e vi ringrazio. Ciao! Ah, un'altra cosa, il vestito con lo scollo all'americano, andatevelo a vedere, con mezz'ora voi fate questo meraviglioso vestito, guardate, con un pezzo di, come si chiama questa la stoffa? Mi scordo sempre, me lo direte voi. Ciao!